Aria Svoboda, Diego Corral, la coppia argentina è arrivata quest'anno alla Tramorosa Vicenza. Innanzitutto, perché avete scelto Vicenza? Da chi iniziamo? Ariel? Diego è più piccolo. Inizio io? Vai. Allora, per amore? Per amore? No. Allora, ho scelto Vicenza perché comunque era un posto che mi interessava come città e volevo rimanere al nord. Ed era una proposta delle più interessanti che avevo qui al nord, per quello ho scelto Vicenza. Ok, Ariel? Ah, sicuramente c'è un progetto in corso, come abbiamo visto oggi qui alla presentazione, una struttura importante dietro che attraverso lo sport vuole sviluppare la regione, quindi questo comporta che ci sia tanto entusiasmo da parte di questa città e si sente in una squadra di pallacanestro sempre questa cosa, quindi è una squadra che si vuole rifare dopo un'annata non tanto bella dell'anno scorso, quindi io ho scelto di venire qui per aiutare a compiere questo obiettivo. L'obiettivo di questa stagione qual è? L'obiettivo di questa stagione è sicuramente rifarsi quello che è successo l'anno scorso, quindi cercare di stare in una posizione in classifica sicuramente più alta di quella dell'anno scorso e cercare di creare una squadra che abbia un'identità. Poi a partire da quello i risultati penso che possono venire più facilmente. Ok, Diego, l'obiettivo di questa stagione come lo vedi? Sicuramente di fare meglio dell'anno scorso, sicuramente. La società comunque non ha fissato nessun obiettivo quando abbiamo parlato, ma penso che di fare il miglior campionato possibile per loro e per noi come giocatori. Adesso penso sia un po' troppo presto per dirti playoff, settimi, sesti, si vedrà dopo le prime partite di campionato che squadra siamo e si vedrà cosa potremo ambire nel corso di quest'anno, campionato. Ok.